Servono interventi rapidi e concreti per ridurre i costi delle RC auto, dei farmaci, delle commissioni bancarie e dei carburanti. A questo riguardo non comprendiamo perché non venga utilizzata la norma approvata dal governo Prodi che consentirebbe un'immediata riduzione dell'accisa di almeno 3 centesimi di euro. Così Andrea Lulli ha replicato al ministro Pietro Giarda nel corso del Question Time presentato insieme a Laura Froner sullo stato delle liberalizzazioni approvate 6 mesi fa. Noi non siamo soddisfatti dei tempi lunghi che abbiamo di fronte. Vorrei ricordare in realtà che con le liberalizzazioni e le insolate del ministro Bersani avevamo fatto molto più in fretta e in modo più forte in difesa del potere d'acquisto dei cittadini. Noi vi chiediamo di fare più in fretta. La Camera ha approvato in prima lettura il testo di conversione in legge delle disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. Il cosiddetto decreto Ilva, che scade il 6 ottobre, passa all'esame del Senato. Ludovico Vico è stato il relatore per la Commissione Attività Produttive. Andrea Lulli ha espresso il voto favorevole per i democratici. Noi voteremo a favore del decreto, perché consideriamo questo decreto un passo importante per affrontare una vicenda di interesse nazionale, una vicenda che ha, diciamo, aspetti strategici per il nostro paese. Una realtà urbana che è uno dei punti centrali del nostro apparato produttivo, che se entrasse in crisi definitivamente procurerebbe un danno rilevante a tutto il sistema industriale italiano. E mettere in contrasto salute e lavoro, chiunque lo faccia, commette un crimine. E io credo, da questo punto di vista, noi non possiamo accettare nessun lassismo né perseguire un ambiente sano, né chiedere alle imprese, all'Ilva ma anche alle altre imprese, di investire necessariamente nell'adeguare gli impianti a tutelare la salute di chi ci lavora e dei cittadini che vivono accanto, ma allo stesso tempo tenere ferma la barra del timone verso il lavoro, verso lo sviluppo, perché non c'è salute, non c'è ambiente sano se si perde il lavoro. L'Assemblea di Montecitorio ha letteralmente affondato le mozioni della Lega e dell'IDV sulla sospensione dei finanziamenti alla Regione Sicilia. PDL e PD non hanno presentato sul tema alcuna mozione. Sergio D'Antoni è intervenuto in dichiarazione di voto per il Partito Democratico. Glielo dico al Nord, che interesse del Nord avere un Sud che cresca. Non gli raccontate le frottole, non vi credono più perché l'avete ridotto il Nord come è ridotto in piena crisi. La questione semmai è di fare un piano preciso che usi i fondi comunitari per scopi selettivi, seri, che punti al lavoro produttivo, che eviti chiusure come quella di Termini Imerese, della Fiat. Dobbiamo ribaltare tutto questo, puntare sull'impresa, sul lavoro produttivo, sulla legalità, su un vero futuro per la Regione Sicilia e contemporaneamente per tutto il Paese. Per questa ragione noi voteremo contro la mozione della Lega e ci asterremo sulle altre mozioni, perché riteniamo che questo dibattito strumentale va ripreso dopo le elezioni, quando avremo vinto in Sicilia, per vincere in tutta Italia. Grazie. Approvato il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. Il testo passa al Senato. Guido Calvisi è stato il relatore e Lino Duilio è intervenuto in dichiarazione di voto. Grazie Presidente, noi esprimiamo un giudizio favorevole sul rendiconto 2011 perché, esaminandolo con attenzione e con oggettività di giudizio, esso contiene degli elementi di qualità e di quantità che non possono che portare ad esprimere un giudizio di accoglimento. C'è un problema di equità sociale che bisognerà affrontare, chiudo veramente Presidente, e bisognerà affrontarlo ovviamente rimettendo mano alla strumentazione e puntando soprattutto alla crescita con le risorse che noi potremo recuperare e che consentiranno, se come io spero andremo noi al governo di questo paese, di uscire dal tunnel in cui grazie a voi siamo sprofondati. Grazie.
Ok della Camera all'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per il 2012. Il documento passa al Senato, ma Maino Marchi ha annunciato il sì dei democratici. Noi siamo per il rispetto dei vincoli europei e i governi di centrosinistra hanno sempre dato attuazione a questo principio. Non vuol dire che tali vincoli siano un dato assoluto per sempre. Occorrono profondi mutamenti delle politiche europee. I progressisti europei sono impegnati in questo senso. Lo dimostra la Francia, da cui è venuto un forte stimolo per il cambiamento dopo la vittoria di Hollande. Su richiesta avanzata nell'aprile scorso dal capogruppo del PD Franceschini, è stata esaminata una modifica al regolamento della Camera sui controlli relativi alle risorse messe a disposizione dei gruppi parlamentari. È stata approvata all'unanimità dalla Giunta per il regolamento l'obbligo di far certificare i bilanci dei gruppi da società esterne. Il gruppo PD aveva annunciato che avrebbe comunque adottato questa soluzione. Ho già dichiarato e ripeto qua che il gruppo parlamentare del PD è favorevole alla possibilità di controlli anche da società di certificazione esterne e che in ogni caso, quale che sia la norma che uscirà domani, noi lo faremo ugualmente.